Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa edizione va in onda in forma ridotta in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica cosiddetta par condicio. Ed iniziamo proprio con un video che illustra le modalità di voto per le prossime elezioni regionali. Il 31 maggio 2015 si vota per l'elezione del presidente della Regione Umbria e per i 20 consiglieri che andranno a comporre l'Assemblea Legislativa. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 31 maggio. Per votare è necessario avere con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. In caso di smarrimento della tessera elettorale è necessario recarsi presso l'ufficio preposto del comune di residenza per il rilascio di un duplicato. Sulla tessera elettorale è indicato il numero di seggio dove votare e il suo indirizzo. Gli elettori riceveranno una sola scheda dove sono indicati i candidati alla presidenza della giunta regionale e a fianco le varie liste regionali collegate al candidato presidente. Sono possibili quattro modalità di voto. Tracciando un segno sul rettangolo del candidato presidente della regione. Si esprime un voto per il candidato presidente e in tal caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione o della coalizione di liste ad esso collegate. Tracciando un segno nel rettangolo che contiene il simbolo della lista regionale. Si esprime un voto valido sia per la lista che per il candidato presidente a cui quella lista è collegata. Si può tracciare un segno sul rettangolo di un candidato presidente e sul simbolo di una delle liste ad esso collegate. Si esprime un voto per il candidato presidente e per la lista collegata. Scrivere il cognome o il nome e cognome di uno o due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul simbolo della lista di appartenenza. Comporta l'attribuzione della preferenza per i candidati, ma esprime anche il voto a favore della lista medesima e del candidato presidente collegato. Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze. In questo caso, i due candidati prescelti devono essere di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Non è ammesso il voto disgiunto, è cioè nullo il voto espresso tracciando un segno su un candidato presidente e sul simbolo di una lista collegata a un altro candidato presidente. È inoltre nullo anche il voto espresso per più liste collegate a candidati presidenti diversi. Viene eletto presidente della regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti e alle liste che sostengono il candidato presidente vincente sono assegnati 12 seggi su 20. I seggi vengono attribuiti alle liste della coalizione collegata al presidente vincente se superano il 2,5% dei voti validi. Alla lista che ottiene il risultato migliore non possono essere assegnati più di 10 seggi. Gli altri 8 seggi sono assegnati alle liste di tutti i candidati presidenti perdenti se superano il 2,5% dei voti validi. Al candidato presidente miglior perdente viene comunque assegnato di diritto un seggio. Elezioni regionali 2015. Si vota domenica 31 maggio. La lunga storia di Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, da fine Ottocento ai giorni nostri ha segnato le vicende civili di Perugia e dell'Umbria. Vediamo. Pensato a fine Ottocento come simbolo della nuova borghesia ricca ed emergente, il palazzo che dal 1977 ospita il Consiglio regionale e l'Assemblea legislativa dell'Umbria destò più di una invidia nella vecchia aristocrazia perugina per la sua opulenta eleganza. Lo aveva voluto il commendator Ferdinando Cesaroni, uno dei borghesi più ricchi dell'Italia post-risorgimentale, che proprio a Perugia, dal nulla, aveva iniziato una carriera di imprenditore che lo portò a realizzare un vero impero economico-finanziario e a essere eletto in Parlamento.
Anche la collocazione del palazzo ha un preciso valore storico e culturale perché completa e abbellisce con un elegante edificio privato la piazza della modernità perugina, nata con l'Unità d'Italia proprio sui bastioni demoliti a furor di popolo della vecchia Rocca Paolina, ultimo simbolo del potere papale e sulla quale già si affacciavano il nuovo palazzo del governo e della provincia. Cesaroni non abitò mai la sua creatura, alla cui costruzione chiamò a lavorare architetti e pittori di grido con artigiani e maestranze, il meglio che Perugia sapesse esprimere. Dal 1903 al 1925 fu un lussuoso albergo, il Palace Hotel, che si contendeva con il vicino Brufani i visitatori più ricchi e facoltosi del primo turismo di élite. Dal 1925 la sua proprietà, già perduta dagli eredi di Ferdinando Cesaroni, passò ad una grande compagnia di assicurazioni, l'INA, che ne riservò una parte all'Accademia dei Filedoni, esclusiva istituzione cittadina. Una rarissima foto degli anni 30 ci restituisce un pezzo di storia lontana e dimenticata, il debutto in società delle giovani diciottenni della Perugia Bene nella grande ed elegante Sala Brugnoli. Seguirono anni piuttosto grigi per il palazzo, troppo grande per ospitare gli uffici di un'assicurazione e l'attività sempre più marginale dei Lincei. Palazzo Cesaroni tornò a vivere solo a metà degli anni 70. Dopo 2 anni di profondi lavori di ristrutturazione, le sue sale, austere ed eleganti, si aprirono alla comunità regionale. Era il giugno 1977 e la regione, nata 7 anni prima, aveva trovato la sede definitiva del suo Parlamento. Per rendere più visibile che in quel palazzo, mai abitato dal suo costruttore, si decidevano democraticamente le sorti dell'Umbria, la grande sala in cui si riunisce l'assemblea fu realizzata al piano terra, a pochi metri dalla piazza, a quella agorà che fin dai tempi di Atene insegna al mondo il concetto di democrazia popolare. Palazzo Cesaroni è stato nei giorni scorsi anche sede di una iniziativa rivolta ai giovani sui pericoli della rete. Il servizio. Si è svolta a Palazzo Cesaroni la prima fase della campagna di comunicazione promossa dal Corecom Umbria e dalla sezione Educazione alla Cittadinanza in collaborazione con il Compartimento regionale della Polizia Postale delle Comunicazioni per promuovere un uso responsabile e positivo dei nuovi media e il progetto Educare alla Rete, al quale hanno preso parte 3 classi terze del Liceo Scientifico Alessi di Perugia. Lo scopo del progetto è quello di creare un polo di riferimento per la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione finalizzati ad assicurare l'utilizzo consapevole della rete. Si rivolge a una platea di adulti, genitori, insegnanti, bambini e adolescenti. I più giovani sono invitati a raccontare la loro esperienza online in maniera giocosa per condividere i lati buoni e meno buoni della rete al fine di approfondire alcuni punti fondamentali sull'utilizzo consapevole di internet, privacy, prudenza con chi si conosce online, cyberbullismo, sexting, cioè lo scambio di messaggi o immagini di nudo o sessualmente esplicite, grooming, vale a dire l'adescamento di minorenni da parte di adulti, e poi pedopornografia, videogiochi. 2 sono le cose che vogliamo realizzare con questa giornata di lavoro. Da una parte è parlare con i giovani, e la Polizia Postale lo sta facendo con tutta la competenza che ha, dei rischi della rete. I rischi della rete sono tanti, naturalmente tante sono anche le opportunità, quelle si conoscono però abbastanza bene, i ragazzi li conoscono benissimo, mentre conoscono meno i rischi della rete. E siccome i giovani sono i più grandi utenti della rete, non possiamo che cominciare da loro per avvertire sui problemi e sui rischi della rete. Seconda cosa, in questa giornata noi riusciamo anche a capire attraverso dei gruppi di lavoro qual è la percezione che i ragazzi hanno della rete e che cosa loro pensano della rete, e questo è il secondo aspetto di questa nostra iniziativa. Ci sembra molto interessante, sono informazioni di grande importanza per tutti, ma in particolare per i ragazzi e per le scuole.
Protagonisti iniziali di questo progetto sono stati i ragazzi e le ragazze delle terze classi sezioni B, H e I del liceo scientifico Alessi di Perugia che, suddivisi in piccoli gruppi, hanno discusso di privacy e social network, big data e acquisti online. I documenti prodotti nel corso della mattinata poi sono stati discussi in seduta plenaria con la Polizia Postale delle Comunicazioni, rappresentata dal direttore tecnico Mirko Pellegrino e dagli assistenti capo Claudio Trifici e Mirko Gregori. Si è parlato dell'importanza di limitare l'esposizione di dati personali o immagini nella rete e dell'enorme volume di affari legali, perché accettando le regole dei social si dà il proprio consenso, innescato dalla pubblicazione in rete dei propri dati personali, gusti e inclinazioni. I ragazzi hanno esposto i risultati delle loro riflessioni elaborate in gruppi, scritte su pannelli forniti dalla società partner del progetto, Le Fucine Art e Media, ed è emerso che non c'è piena consapevolezza dei rischi della rete. Secondo noi uno dei pericoli della rete è quello di dimostrare ciò che veramente non siamo. Uno dei pericoli della rete è quello di togliere il vero valore della parola e anche di dare più valore al giudizio degli altri e quindi di diminuire l'importanza di essere noi stessi in mezzo alla società. Inoltre, in mezzo alla società noi dobbiamo essere più consapevoli di ciò che facciamo e dobbiamo evitare di usare maschere per non nasconderci di fronte a problemi da affrontare. Secondo me l'intervento di oggi è stato molto, molto positivo per noi ragazzi, perché ci ha insegnato moltissime cose che precedentemente non sapevamo e io stessa non le conoscevo, e infatti abbiamo anche consigliato dopo il laboratorio di gruppo di fare altri incontri anche con ragazzi più piccoli di noi, perché appunto insegnano delle cose che precedentemente non sapevamo e che da adesso in poi ci serviranno anche per navigare con più coscienza in rete e anche per scaricare, leggere condizioni d'uso di applicazioni e quindi navigare consapevolmente, pubblicare foto, video sui social network che sono utilizzati anche da ragazzi molto più piccoli di noi inconsapevolmente. Quello che abbiamo fatto oggi è un progetto che coinvolge una cosa che prende molti giovani, perché l'informatica e la sicurezza in internet sono cose che piacciono ma che magari non sono conosciute a fondo da quella che è la nuova generazione. Quindi mi è piaciuta questa cosa perché non solo ho preso cose nuove, ma abbiamo anche avuto modo di fare dei dibattiti sulle cose che abbiamo fatto in gruppi di 10x10 e analizzare insomma quelli che erano gli argomenti che ci sono stati dati. Molte le idee interessanti sviluppate. I ragazzi chiedono l'introduzione a scuola di una educazione informatica che non si limiti, hanno detto, all'apprendimento di Excel o cose simili, ma insegni come stare nella rete e quali sono i pericoli cui si va incontro. Vorrebbero una app con esperti a disposizione per poter chiedere in forma anonima informazioni in campo sessuale, preferendo questa forma di apprendimento ai seminari obbligatori sull'educazione sessuale che vengono effettuati in classe. Analizzati anche i pericoli che si incontrano in siti come Ask, dove nell'anonimato assoluto vengono pubblicati insulti a persone che poi finiscono per isolarsi, deprimersi, nei casi più gravi talvolta accaduto, suicidarsi. Dopo questa prima fase di analisi e stesura del progetto è stata definita una strategia basata sugli strumenti di comunicazione più adatti e efficaci per la promozione nel web del progetto stesso, con l'obiettivo di sviluppare la visibilità sui social media e diffondere le attività e i contenuti elaborati, tra cui un blog finalizzato all'aggregazione e condivisione di tutti i contenuti, la creazione di un format di comunicazione virale attraverso i social network. Si prevede la creazione di un sito web Educare alla Rete, che sarà collocato in una pagina del sito Corecom Umbria, nonché una campagna di comunicazione attraverso i social network e la realizzazione di cortometraggi da parte di alcuni istituti scolastici umbri di secondo grado sul tema La rete ti pesca, usa la testa. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci.